Presidio Mattioli, via Pierandrea Mattioli 10, Siena. L'ingresso principale del Presidio Mattioli è collegato alla strada con un piano livellato, leggermente inclinato. L'entrata è agevole, le porte automatiche sono ampie e reattive. C'è una seconda entrata accessibile dal garage sotterraneo, dove si trovano due parcheggi riservati vicino all'ascensore, che porta ai dipartimenti. Ascensori. Gli ascensori sono a norma, di ampiezza adeguata, le pulsantiere presentano caratteri Braille. Nel complesso universitario di Mattioli hanno sede, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Sportello Ufficio Studenti e Didattica, Giurisprudenza, Sportello Ufficio Studenti e Didattica, Scienze Politiche e Internazionali, Biblioteca Giuridico-Politologica Circolo Giuridico, accesso alle aule e agli studi dei docenti. Al piano 0 c'è il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali. A questo piano ci sono la portineria, le aule, la biblioteca circolo giuridico e alcuni studi di docenti. Al piano meno 1 c'è il Dipartimento di Giurisprudenza. Al primo, secondo e terzo piano ci sono gli studi dei docenti, le presidenze e gli uffici amministrativi. L'accesso alle aule è agevole, mentre le due aule magne sono accessibili dal piano meno 1. Gli sportelli delle segreterie sono al piano meno 1. L'entrata è agevole, l'ambiente è luminoso, con tavoli e sedie per l'attesa. Accesso alla biblioteca. La porta di entrata è di grandi dimensioni. Il bancone della biblioteca è alto 110 cm con sezione ribassata. Gli spazi sono adeguati, i tavoli di studio buoni, i libri facilmente raggiungibili, ottime anche l'illuminazione e l'aereazione. Dal 2008 è presente una postazione accessibile costituita da una scrivania ad altezza variabile, con un PC dotato di sintesi vocale, un programma di ingrandimento e di un software per DSA, un video ingranditore, uno scanner, due tastiere speciali e mouse joystick, progetto condiviso con il sistema bibliotecario di Ateneo, servizi igienici dedicati, presenti ad ogni piano ed anche in biblioteca, comfort degli ambienti. Buona illuminazione degli ambienti naturale ed artificiale, le due aule magne sono concepite come anfiteatri, quindi con illuminazione e aereazione artificiali. L'illuminazione delle due aule magne è stata rinnovata con luci a LED, che forniscono un'elevata qualità di luce. La pavimentazione è adeguata e buona la segnaletica. Tecnologie per la didattica. Sono presenti 7 aule attrezzate per la teledidattica comprese le due aule magne, in queste ci sono 2 podium, le altre 5 aule dispongono di LIM. Nel laboratorio di informatica sono presenti 2 PC dotati di software assistivi. Accessibilità delle pagine web, i siti internet dei due dipartimenti sono accessibili, con informazioni testuali e numerosi percorsi che consentono di muoversi agilmente tra le pagine. Riferimenti e contatti sono presenti in ogni pagina.